Ciao amici, sono Lux, bentornati sui Fatti e Opinioni di Lux, il canale per i veri malati di sport. Quest'oggi partiamo con l'angolo Serie C, che è al turno infrasettimanale anche questa settimana. Ho scelto la partita del gruppo B, ho scoperto che anche Eleven Sport, tra l'altro, l'ha considerata il match of the week, ovvero la sfida tra il Modena e il Siena. È finita 1 pari, un punteggio che riapre la lotta per la promozione, perché la Reggiana ha vinto e si porta a soli 3 punti dalla formazione di Tesser. Cosa dire di questa gara? Sicuramente il Modena ha fatto tutto quello che poteva fare per vincerla, perché ha attaccato sostanzialmente dal primo al 90esimo, semplicemente non ha trovato i gol. È riuscita a pareggiare addirittura il vantaggio del Siena dopo che nei primi 20 minuti sostanzialmente aveva giocato soltanto il Modena, costruendo già diverse occasioni da rete, e in particolare una di Longo molto buona, ma trovando davanti sempre Lanni in ottima giornata. Però poi dopo, sulla prima azione di fatto di attacco del Siena della partita, una bella combinazione sulla destra e un cross di Mora è stato messo in rete da Fabbro. Fabbro, che anche oggi ha giocato molto bene, l'avevo visto anche recentemente in un'altra gara del Siena. Devo dire, il Siena è una formazione che ha avuto tantissimi problemi quest'anno ed è rimasta ora in classifica 13ª con 36 punti a 3 dei playoff. Mi sembra incredibile che una squadra come questa possa avere delle difficoltà addirittura a qualificarsi per i playoff. Qualora riuscisse, io credo che potrebbe essere però una delle sorprese, perché i valori tecnici ci sono tutti per questa squadra, che però in questa gara l'ha dimostrato anche forse quando ha potuto giocare la palla, perché ha fatto una partita molto difensiva dovuta per la gran parte alla pressione del Modena. Però ha giocato un po' in modo rinunciatario, specie nel primo tempo, ma ha trovato il gol del vantaggio. Il pareggio il Modena l'ha trovato una decina di minuti dopo su un calcio di rigore concesso per un fallo di Favalli, e dal dischetto è stato Tremolada a trovare il punto del pareggio. Quindi è stato in ritardo soltanto una decina di minuti la squadra di Tesser e ha ricominciato ad attaccare. Il secondo tempo è stato veramente divertente, soprattutto diciamo nella prima metà, prima delle sostituzioni. Le sostituzioni hanno rallentato un po' il ritmo di gara, ma questo non ha tolto le possibilità, soprattutto al Modena, di rendersi pericoloso. Ma nella ripresa invece il Siena è cresciuto di tono, guidato da Pezzella, che ha giocato veramente una splendida partita a centrocampo e ha creato delle occasioni per poter cercare di portare a casa addirittura la posta piena. Ma i due portieri sono stati veramente, veramente molto bravi. Il Modena rimane una squadra che fa veramente un bel calcio, rimane una squadra che costruisce tantissimo, però appunto in questo momento devo dire 2-2 sono gli elementi della gara di ieri. Uno, un po' questa difesa centrale, qualche buco qua e là c'è stato, che ha fatto creare le occasioni, anche la mezza rovesciata di Ardemagni, un'occasione nel finale con una bella parata di Gagno per il Siena, un'altra parata importante sulla fascia sinistra, su Caccavallo. Insomma, qualche svarioncino dietro c'è stato, davanti invece appunto semplicemente è mancato questo, la capacità di riuscire a battere Lanni, perché per il resto, per la prestazione in sé, davvero non c'è niente da dire. Per intensità, per qualità, per quantità di giocate, il Modena ha fatto una gran partita. È una squadra assolutamente in salute, credo pronta a questo rush finale, queste 6 partite che mancano per la conclusione del campionato. Per il Siena, come detto, una partita che credo lasci ben sperare per il prosieguo del campionato, perché sicuramente ci sono tutte le condizioni per il Siena per poter fare bene. Credo però servirebbe un pochino più di determinazione ancora in zona offensiva, perché è una squadra credo che possa fare veramente male e non deve accontentarsi, diciamo, di una partita soltanto difensiva. Credo debba migliorare un po' il discorso sulla mentalità, lo status di credersi, di sentirsi più forte di quello che è e di quello anche che dice il risultato. Le pagelle individuali, per quanto riguarda il Modena, portiere Gagno 7, molto bravo, decisivo in almeno 2 occasioni, 6 in mezzo a Ciofani, che spinto molto, specie nel primo tempo. I difensori centrali, Piacentini e Pergreffi, per me sono comunque sufficienti, però come detto qualche occasione proprio nella zona centrale della difesa si è creata a vantaggio del Siena. 7 Azzi, come sempre una prestazione splendida, una spinta offensiva costante, un'ottima partita per lui. Per Scarsella e Gerli in mezzo al campo, 6 e mezzo, entrambi una buona partita, veloci, dinamici a recuperare il pallone e a proporlo in avanti. 6 ad Armellino, 6 e mezzo
mezzo tremolata preciso sul calcio di rigore, sei mezzo Minesso e sei a Longo. Di subentrati Ukada, mi è piaciuto così così, Mosti appena entrato subito una bella palla e Bonfanti anche niente male, però si è sbagliato un'occasione da tu per tu con Lanni. Per quanto riguarda Siena, 7 a Lanni, sei mezzo a Mora, che Siena ha giocato molto meglio sulla fascia destra che non sulla fascia sinistra, 6 e mezzo quindi a Mora, 6 e mezzo a Terzi, da dietro molto sicuro, 6 ad Umbravanu e 6 a Favalli, 5 e mezzo alla Verone, che avevo visto molto bene nella partita contro la Carrarese, invece oggi non mi ha impressionato più di tanto, 5 e mezzo a Ancameli, 7 a Pezzella, veramente bravo, veramente leader del centrocampo, 6 e mezzo a Guberti, per il quale bisognerebbe fare una trasmissione a parte perché è bellissimo vedere un giocatore della sua età, della sua esperienza, fare così tanto in campo, sbattersi, combattere, veramente ancora un gran bel giocatore. 7 a Fabbro, veramente molto pericoloso lì davanti, e 6 a Ardemani, che chi segue il mio canale sa che sono un grande estimatore del Bomber. Oggi una partita difficile per lui, poi sostituito al 60esimo, però come sempre anche la capacità di grandi giocate con quella mezza rovesciata in mezzo all'area. Arbitrato Marini di Trieste, il voto per lui è 6 e mezzo. Come sempre mi piace sul piano tecnico, mi piace un po' di meno sul piano disciplinare, soprattutto poi mi sembra che fatichi sempre un po' a gestire la partita quando si fa calda, e da questo punto di vista è un arbitro che ancora non mi dà tutte le sicurezze, però 6 e mezzo. Della telecronaca ho visto la partita su Eleven, non sono riuscito a prendere nota dei nomi dei telecronisti. Grazie ragazzi per la Serie C, penso un altro appuntamento oggi dove avremo anche la Serie B e avremo anche l'Eurocup di pallacanestro. Iscrivetevi al canale, aspetto i vostri commenti. Ciao a tutti, un bacio da Lox.